Radio Radicale, siamo con Lucia Annibali di Italia Viva per parlare di un'interpellanza urgente che è stata discussa oggi qui in aula a Montecitorio e che riguarda l'indagine sulla fondazione Open, che voi lo avete ricordato, ha raccolto anche dei finanziamenti che sono stati tutti tracciati. Allora, qualche anno fa c'è stata una perquisizione, molto sorprendente, con grande spiegamento di forze, che ha sorpreso un po' tutti e sulla quale è intervenuta anche la Cassazione, che è stato oggetto di una grossa polemica, politica, sulla quale voi avete chiesto dei chiarimenti al Ministro della Giustizia. Allora, che cosa è successo di così eclatante che ha lasciato traccia, insomma, nelle polemiche politiche? Ma partiamo dicendo che noi avevamo presentato questa interpellanza in forma di interpellanza semplice ad aprile scorso, sono poi trascorsi dei mesi senza che il Ministero rispondesse, quindi l'abbiamo trasformata in interpellanza urgente. Con questa interpellanza ripercorriamo una complessa vicenda che è quella relativa alla Fondazione Open legata alla Leopolda, per cui si ritiene che la Leopolda fosse un'articolazione politica, cioè quindi la Fondazione Open e la Leopolda diventano un'articolazione politica, ma in realtà per noi che viviamo la Leopolda ormai da anni, io dal 2016 che partecipo attivamente alla Leopolda, quello è un luogo di grande energia, di idee, molte proposte che sono nate alla Leopolda sono diventate poi proposte di governo, quindi in realtà è un laboratorio di pensiero che raccoglie le persone più disparate, chiunque voglia partecipare dalla società civile, ma anche altri esponenti politici, chiunque voglia dare il proprio contributo, giovani, chi si riconosce con un modo di fare politica che ha desiderio di partecipare anche, no, alla promozione di idee politiche. Quello che sicuramente, come dicevi tu, salta molto all'occhio è appunto questa operazione, no, così imponente, avvenuta poi con modalità del tutto particolari, quindi in orari particolari, che ha coinvolto tante persone, soprattutto va ricordato persone che al momento non sono ancora indagate, invadendo, no, profondamente nella vita personale e professionale, con una eco sicuramente mediatica importante che ancora oggi vede poi i suoi strascichi. È una vicenda sulla quale è intervenuta la Cassazione con più pronunce in seguito ad una serie di ricorsi e la Cassazione ha sostanzialmente, diciamo, affermato e certificato che si è trattata di un'operazione sproporzionata rispetto appunto a un dispiego di forze, quindi di diciamo, risorse che in realtà sono risorse dei cittadini nei confronti di una indagine che è ancora tutta da accertare, perché c'è stata la chiusura delle indagini, ma non diamo per scontato poi che ci sarà la celebrazione di un processo, quindi dobbiamo aspettare, insomma, come sempre, l'evoluzione dei fatti. Quindi tutto questo credo che serve soprattutto, ecco, calato ai giorni d'oggi. Anche calato, secondo me, io ho cercato un po' di sottolinearlo rispetto all'azione che questo governo, questa attuale maggioranza vuole intraprendere nei temi della giustizia penale, è qualcosa che deve farci riflettere profondamente, perché evidentemente non bastano i buoni propositi, non basta ratificare qualche diciamo, principio che ci chiede l'Europa in materia di giustizia penale, perché evidentemente ancora la mentalità che è troppo radicata nel nostro paese a non essere pronta, a non voler sentir propri questi principi che sono poi principi costituzionali, principi convenzionali che dovrebbero regolare la vita dei cittadini, ma anche la comunicazione delle vicende giudiziarie che riguardano comunque le persone. Tutto quello che è passato tramite la Fondazione Open è stato trasparente e tracciato. Sì, questo è stato detto e risulta, quindi non c'è nulla di irregolare in realtà, quindi si tratta di persone che hanno scelto di dare il proprio contributo in modo libero, in modo trasparente, venuto meno il finanziamento pubblico dei partiti, c'è chi ha scelto di contribuire a questa fondazione, di contribuire insomma ad un progetto appunto di idee che poi gestisce anche la Leopolda, ma che come abbiamo detto è un momento di incontro.
Allora, ci sono stati dei rinvii a giudizio? Ci sono stati dei rinvii a giudizio, lo sappiamo. Diciamo che quello che fa riflettere noi oggi, naturalmente ci stringiamo intorno al senatore Renzi, perché quello che sta avvenendo nei suoi confronti è sotto gli occhi di tutti e noi riteniamo che sia grave e lesivo anche così, della serenità proprio, no? Rispetto all'opinione pubblica, rispetto appunto a quello che noi pensiamo debba essere anche un po' la funzione della giustizia. E quindi, ripeto, parliamo tanto di principi costituzionali, parliamo di giusto processo, di presunzione di non colpevolezza, di innocenza, però poi i giornali, alcuni giornali la fanno da padroni come sempre. E quindi questo non ha nulla a che fare, io credo, con il dovere di informazione. Ecco, quindi io direi che forse è il caso di riflettere profondamente come individui su tutto questo. Mi pare che il paese e la mentalità ancora non sia progredita in questo. Allora, l'intervento della Cassazione le fa pensare che insomma, questa sia un'indagine che finirà, insomma, un processo che finirà nel nulla. Ma questo lo vedremo, naturalmente deve essere il processo, con le sue regole, nelle aule di giustizia a stabilirlo. Non può esserci, continuare ad esserci questa anticipazione di responsabilità, ma soprattutto questo discredito morale e politico, quindi utilizzare ancora una volta le indagini e in generale la giustizia come strumento di isolamento politico, perché abbiamo sentito pochi giorni fa in aula un esponente del Movimento 5 Stelle, per cui nemmeno sentenze di assoluzione bastano perché rimane sempre questo residuo di disvalore morale, ma così non andremo mai avanti, no, su un piano culturale, quindi noi dobbiamo fortemente contrapporci a questa ideologia che tanto continua a fare male al nostro paese, alle persone, ai cittadini. Allora, vuole dire qualcosa su come si è comportata la stampa nei confronti di queste indagini? Allora, c'è stato, noi vediamo tutti i giorni, Renzi è sulla prima pagina di un quotidiano particolare. Allora, lei come trova tutto questo accanimento contro Renzi? Io trovo quel quotidiano in particolare, diciamo, inutile da un punto di vista. Attenzione perché ogni tanto prendono qualche stralcio di nostre interviste Sì, e ma non è. le pubblicano sul Fatto Quotidiano. Diciamo che io non sento l'esigenza di leggerlo perché non credo che questo accresca, ecco, la mia informazione. Io leggo tutti i giorni la rassegna stampa per informarmi, quindi non credo che svolga quella funzione, poi a volte si è costretti anche a leggerlo. E quello che preoccupa è che si continui, ecco, ad andare dietro a questa modalità, a questo tipo di modalità di fare informazione presunta giudiziaria. E questo è molto, molto sbagliato, molto preoccupante, continua ad essere molto preoccupante. Qualcuno ha parlato commentando queste vicende di l'ultimo colpo di coda dei manettari, forse insomma sono ancora questi colpi di coda che vogliono resistere. Va bene, senta, io la ringrazio molto, grazie come sempre a Lucia Annibali di Italia Viva, con la quale abbiamo parlato dell'interpellanza urgente sulle indagini che hanno riguardato la Fondazione Open. Grazie.